Assolutamente, l'abbiamo cercata, l'abbiamo voluta, finalmente l'abbiamo trovata, era una vittoria che serviva per far morale, indipendentemente poi dal risultato finale, 1-0, 4-0, quello poco importa. È fondamentale in quei momenti di difficoltà chiudersi a riccio come gruppo, come squadra, come collettivo, pensare solo a lavorare, è quello che abbiamo fatto. Iniziano magari a prendere valore quei pareggi che abbiamo fatto precedentemente e dobbiamo cercare di continuare così, testa bassa, non abbiamo fatto nulla, non siamo fenomeni ora, non eravamo meno bravi prima e quindi testa bassa e lavorare deve essere il nostro credo. Raccontiamo un po' quel gol, come è arrivato, come è giunto. Ma è stata una bella azione partita dal basso, ricordo una palla in avanti di Pedrini su Guccio. Guccio fa la solita giocata a venire dentro. Quando viene dentro lui, io mi apro e provo ad attaccare lo spazio nel secondo palo. Bertini ha tagliato bene. Diciamo che secondo me c'è tanto, tanto di provato. E poi è calcio alla fine: si va in avanti, si torna indietro, poi si prova a fare la giocata. E poi alla fine si arriva al gol. Per fortuna è arrivato finalmente dopo un anno. Sono felicissimo. Lo dedico alla mia famiglia che è qui, Martina, Vittoria. Lo dedico anche a me perché mi serviva. Appunto, Gervado, prima la corsa sotto la curva, poi verso la tribuna laterale, due tappe pressoché obbligate. Assolutamente, sotto la curva subito perché comunque ero lì ed era giusto festeggiare con la te, però poi dopo il primo pensiero è stato subito in tribuna, perché comunque sa quello che ho passato, sa quante cose sono passate e mi è sempre stata vicino e ora col fatto che appunto è nata anche Vittoria è un motivo in più per dare il massimo e quello che spero si veda tutti i giorni. Quindi c'è Una vendita? Fausto Ah, scusa. Grazie. Portamattoni che mette a segno anche il gol, significa che non si vuole più fermare. Non lo so, so che io cercherò sempre di fare il massimo per i miei compagni e loro sanno questo, hanno fiducia in me, io ho fiducia in loro e dobbiamo pensare, come ho detto prima, a lavorare forte e ci toglieremo le nostre soddisfazioni.